Spero che stia inquadrando giusto, perché se no sarà un casino rigirarlo. Salve a tutti, puntata di Onorato di... metto gli occhiali a sole perché sennò non vedo una fava. Di martedì 12 luglio. Oggi vado senza incertezze per ovvi motivi. Come vi avevo detto, forse, spero per te, che se no vedo una scippa. Ok, oh, adesso, cioè, adesso non vedo più quello che sto registrando, però almeno vedo la strada intorno a me. Come vi avevo annunciato, oggi abbiamo avuto un'emozione forte, diciamola così. E per essere, non farò un video in cui piango, ma perché ho già dato prima. Dalla gioia, non dalla cosa. Ebbene sì, dell'esame che dovevo dare è andata senza skate, però senza skate, e dai, è andata, cazzo. Bene, molto molto bene. Devo essere, ce l'abbiamo fatta, cioè, mi pare perfino impossibile, perché è una cosa che se io penso un anno fa, penso che fino a un anno fa per me questo era totalmente impossibile. Che avevo detto che mi ero scatenato prima, adesso non mi metto a piangere. Insomma, signore, mi pare perfino impossibile, però ce l'abbiamo fatta. La seconda cosa più difficile l'abbiamo passata. Adesso abbiamo un anno di tempo, per cui vi accenno anche un po' quello che potrebbe essere, perché insomma, finché, ripeto, finché non ho la certificazione non vi dico cos'è. Però se vi dico adesso queste cose, forse vi possono già accendere una lampadina. Adesso ho un anno di tempo e 3 tentativi per poter spangarla del tutto. Ebbene sì, ce l'abbiamo fatta. Che bello, non ci credo. E dire, niente, non ho altro da dirvi. Stanotte non ho dormito un cazzo praticamente, e stamani quando era sveglia la mia compagna mi sono svegliato anch'io, non perché abbia dormito prima. Adesso fa un caldo pazzesco, penso mi starò brustolendo, chi se ne frega, non mi frega niente. Però cioè, tanta roba, tanto bello, tanto meraviglioso. Non so manco io quello che sto dicendo. E va bene. E quindi che dire, insomma, adesso finalmente torno a casa. Tutto molto bello. Allora, dicevo, sì, ieri non ho dormito un cazzo e va bene. Stamani questo, cioè io stamani l'ho fatto facendo
prove sugli errori in base agli errori fatti, tirando giù orchi quando li sbagliavo un'altra volta la stessa roba. E però e mentre invece per quanto riguarda lunedì docufilm, ieri abbiamo trasmesso quello che alla fine non è un vero docufilm, un film punto, però vabbè, diciamo che è molto verosimile. Non mi ricordavo, ma lunedì prossimo c'è The Summit, quindi quello sì è un docufilm sul G8, il celeberrimo G8 di Genova del, mi pare, 2001, possibile. Accelerare un po' il passo perché sento che dietro di me c'è qualcuno che mi è praticamente attaccato, e quindi per quello. Bene. E quindi che dire, tanta roba. Niente, sono annebbiato perché praticamente ho passato praticamente da una cosa tremenda, da un'ansia, una cosa. Io penso di aver fatto oggi già 10.000 passi, perché praticamente da che aspettavo che il trasporto, tra che aspettavo dopo che mi chiamassero, praticamente non sono stato fermo un secondo, mi sono mosso continuamente, e quindi penso di aver fatto più di 10.000 passi. Però quindi l'ansia a manetta, e penso aver avuto attacchi cardiaci, a un certo punto mi faceva male qua, dico, un infarto, sì, col cuore a... no, giusto, vabbè, può essere, avrò avuto un infarto, ecco, vedete, lì per lì, no, oh, ma che cazzo, il cuore io ce l'ho adesso, quando mai? Boh, cioè, no, fisicamente non ce l'ho adesso. E vabbè, niente, dai, insomma, ecco, adesso praticamente non so più, ho finito tutto, e quindi c'è un attimo la situazione così. Bene, io vi saluto, che sono praticamente arrivato a casa, adesso do la dieta novella a casa, perché la mia compagna, beh, io l'ho dovuto scrivere perché lei è al lavoro. E niente, e ci vediamo alla prossima puntata. Dai! Yeah.